Ned, sono Sam. Ho qui l'informazione che stavi cercando. Il proprietario dell'appartamento di Marble Street è un tale dottor Adrian Baker, ex chirurgo e nel tempo libero spacciatore. Ha fatto una fortuna e si è comprato parecchi appartamenti come quello di Marble Street. Alla fine lo hanno beccato, ha passato qualche mese al fresco e lo hanno radiato dall'ordine. Interessante. Grazie per le informazioni, Sam. Ti devo un favore. Ehi, Matt. Fa attenzione, ok? Te lo prometto. Ci sentiamo. Il proprietario dell'appartamento in cui Ethan si è tagliato il dito abita qui. Non è granché come indizio, ma è sempre meglio di niente. Salve, mi hanno detto che lei può procurare del Betropen. Senza ricetta medica. Desolato, ma ti hanno detto male. Addio. Aspetti, io ho davvero bisogno del suo aiuto. Posso pagare? Perché non l'hai detto prima? Accomodati. Allora, cercavi del Betropen, mia cara? Non riesci a dormire? Quanto te ne serve? Non saprei, 3 o 4 confezioni. Molto bene, non c'è problema. Gradisci un drink? Stavo per farmene uno. No, grazie. L'alcol riduce l'efficacia dei medicinali. Comunque è il caso di brindare ai nostri affari. È la prima volta che ti vedo da queste parti. Chi ti ha detto di me? Ho incontrato uno a una festa. Ha tirato fuori del Betropen. Pare che gliel'avesse dato lei. Ho sentito che affitta alcuni appartamenti. Cerco casa. Mi dispiace, cara. Sono già tutti occupati. Peccato. Cercavo un posticino in zona Marble Street. Non bevi? Sì, ma certo. C'è qualcosa che non va? La mamma non ti ha insegnato a non accettare regali dagli sconosciuti? Saluta me. Lavora al comune, è venuto per il censimento. Un'altra di quelle stramaledette spie del governo. Quindi sei interessata al mio appartamento di Marble Street? L'ho affittato al mio amico Paco, se ti interessa. Non so a cosa gli serve. Forse è lui che si accoppia con le sue ballerine del club. A dire il vero, non me ne importa niente. Finché paga l'affitto, faccia quello che vuole. Ma adesso basta con le chiacchiere. Mi manca la chirurgia, sai? Così ogni occasione è buona per riprendere la mano. Purtroppo non ho strumenti qui. Così uso quello che mi capita sotto mano. Spero che non mi servirà. Vieni. Potrebbe bruciare un po'.
Hai mai notato? Appena inizi a fare qualcosa in casa, arriva qualcuno a interromperti. Sistemo il nostro visitatore e torno subito. Non muoverti, ci vuole un attimo. Sono qui per portarle la parola del Signore sotto forma di questa magnifica Bibbia, che sarò felice di lasciarle in cambio di un contributo di solo 5 euro. Grazie, non mi interessa. Su, io stento a credere che la parola di nostro Signore non le interessi. Noi, suo umile gregge, dobbiamo seguire le sue ordini. San Giovanni. La ringrazio molto, ma non mi serve niente. Ma chi non ha bisogno di una Bibbia in quest'era di odio e violenza? Nel momento del bisogno le sacre scritture le porteranno pace e armonia. E tutto per solo 5 euro. Legga le mie mani. Non voglio una Bibbia. Se ne va. Scusami, detesto essere interrotto mentre opero. Allora, dove eravamo? Pazzesco. A volte sembra che sia l'unico dottore in città. Un attimo solo, e poi sono tutto tuo. Il buon pastore ha deciso di venirle incontro, fratello mio, e desidera che io le offra questi straordinari volumi a soli 3 dollari. E va bene, mi ha convinto. La prego, entri. Soltanto un momento, vado a prenderle i 3 dollari. Sono desolato. Il mio prossimo paziente è un po' in anticipo, ma non temere. Tu e io abbiamo ancora tempo per divertirci. Non avrei paura. Voglio solo che i nostri cuori si risentano e ne danno tutti i mali.